Benvenuti nel laboratorio scientifico del liceo Augusto. Noi siamo Mara Pineschi, Ludovica Gargiani e Sciavallo Russo, del terzo G. La nostra insegnante è la professoressa Di Russo. Oggi effettueremo un'esperienza per mettere in evidenza la natura dell'elettrone attraverso l'utilizzo dei tubi catodici. Per effettuare questa esperienza sono necessari un generatore di corrente, dei cavi elettrici, un rocchetto di Ruckhoff e tre tubi catodici. Il tubo catodico è un tubo di vetro contenente un gas rarefatto e rivestito internamente con un materiale fluorescente che emette luce sotto sollecitazione. All'interno sono inoltre presenti due placchette metalliche che sono gli elettrodi e che fungono da catodo e da anodo. Abbiamo collegato il generatore al rocchetto e il rocchetto al catodo e all'anodo del tubo catodico. Abbiamo acceso prima il generatore e poi il rocchetto. Osserviamo ora, sul fondo del tubo, una luminescenza proveniente dal catodo. Concludiamo quindi che vi sono delle radiazioni provenienti dal catodo che si infrangono sulla parte opposta del tubo. Questi raggi sono chiamati raggi catodici. Ripetiamo ora l'esperienza interponendo una croce di malta lungo il percorso dei raggi catodici. Possiamo ora osservare sul fondo un'ombra a forma di croce. Concludiamo quindi che i raggi catodici si propagano in linea retta a partire dal caldo e si infrangono sulla parte opposta del tubo. Un mulinello che scorre lungo un piano che non è perfettamente orizzontale ma è leggermente inclinato. Accendiamo il generatore del rocchetto. Vediamo che i raggi riescono a far risalire il mulinello lungo il piano, vincendo così la forza di gravità. Possiamo quindi concludere che le particelle che costituiscono i raggi catodici sono dotate di massa. All'interno del tubo è presente una lamina che è rivestita di un materiale che diventa fluorescente se sollecitato dal flusso dei raggi catodici. Accendiamo il generatore e il rocchetto. Osserviamo un fascio sottile verde. Quando avviciniamo al raggio il polo positivo di un magnete, notiamo che il raggio viene attratto. Invece, se avviciniamo al raggio il polo negativo di un magnete, notiamo che il raggio viene respinto. L'esperienza ci dimostra che le particelle costituiscono i raggi catodici sono di carica elettrica negativa. Concludendo, gli elettroni sono particelle subatomiche dotate di massa e di carica elettrica negativa. Grazie per l'attenzione, un saluto dal laboratorio scientifico del liceo.